ti avrebbe meritato. A Prato e a Imola, sul finire, i neroverdi hanno dilapidato i 4 punti del primo posto. Contro il Rimini la dea bendata, ma che faccia ha? Ha di nuovo dispettosamente detto no. Il Rimini, brutto ma concreto, ringrazio. A fine gara Maselli e figli usciranno con gli occhi festanti, 1 punto di platino. Al Chieti vanno gli applausi, tanti e prolungati, ma un battimani non fa punti. Resta la certezza che in mano Morganti ha una squadra viva, destinata ormai a playoff ingiustamente. Ma questa è l'unica nota di sole in una giornata infame, tra neve, diluvio e squalifiche in arrivo. Fuori Battisti e Bolla a San Marino, dove mancherà di nuovo quell'Aquino la cui assenza si è fatta sentire ben oltre il previsto. Chieti dalle gambe granitiche, dal cuore immenso, Chieti che vergherà per l'intero match la partita promessa, senza un attimo di respiro, per un Rimini sottoposto a un martellante pressing a tutto campo. Complimenti al prof che li fa correre così, a un presidente che ci crede ancora, a un tecnico che li ha messi in campo come meglio non avrebbe potuto. Peccato per un Battisti out, il Padolecchia delle ultime ore avrebbe dato qualcosa in più. Nulla ha potuto invece il miglior grosso stagionale. Piedi d'altra caratura, posizione ideale, avversari a spasso, ma non è bastato. Il Rimini ha troppi uomini importanti che hanno capito la contingente necessità di farsi operai in un'industria che non ha prodotto che briciole dalla cintola in su. Figuraccia quella di Epifani che ha falciato il concittadino Grosso, ma a farne le spese, ribellandosi, è stato pure, ingenuamente, Capitan Battisti. Cuttica ha pescato il jolly, fuori entrambi, ma al fischietto piemontese non va rimproverato nulla, ha diretto sicuramente bene. La cronaca, in un match così ricco d'agonismo, è paradossalmente modesta. Al 10° Grosso calcia una punizione che ingenera una insidiosa mischia. Al 18° risponde casualmente con Sonni, tiro debole. Al 23° altra punizione di Grosso, Coppola, grande gara la sua, sale al terzo piano ma non ci arriva. Il Rimini copre, il Chieti graffia ma non incide. Al 39° c'è una bella azione nero-verde corale, ma alla fine Galli mette in angolo. 43° Grosso libera deliziosamente Sanguinetti, che può involarsi, magari Aquino da quelle parti. L'aggancio è imperfetto, forse Ballanti spinge, ma non sembra vistoso il contatto. Ripresa, il Chieti trova altre risorse nella volontà che commuove Morganti e la sua tifoseria. Il Rimini scompare del tutto. Al primo il bravo Gambadori rompe da destra, Bizzarri in tuffo anticipa Pignotti. Al quarto Grosso arresta un pallone difficile ma spreca. Al quinto Sanguinetti non perfeziona un magnifico lancio del generoso Bolla. Poi Coppola chiude fuori. Il Chieti innesta mosca per Sanguinetti, il ritmo ristagna per un attimo. Uno solo, perché poi si torna a trottare, c'è una gran voglia di farcela. Al 28° l'ottimo Drago, come sempre, prova su punizione da 30 metri. Al 34° l'episodio dei due espulsi, Epifani a terra Grosso, il capitano Battisti difende i suoi, ma ci rimette le penne, niente gita a San Marino. 37° scambio Bolla Grosso, che tenta la sorpresa con un giorno d'anticipo, Bizzarri vigila. 41° attacco a percussione in area riminese, da destra spunta il destro, piede sbagliato, di Pignotti. Peccato. 44° gustoso fraseggio nero-verde, ma il Rimini chi l'ha visto? Grosso pensa al raso terra, non va. Al 48° Mosca è bravissimo a servire l'assist e la vittoria. Grosso c'è, ma proprio il sinistro lo tradisce. Niente diagonale e sfera sull'esterno, tra un rammarico infinito e l'ennesima impronta di una iella da mandare a quel paese. Presidente Buccilli, la squadra è uscita tra gli applausi, ma gli applausi non servono, servono i punti. Allora, cosa è meglio? Un grande Chieti che ha dimostrato in lungo e largo di dominare questo Rimini. Un Rimini che non ha fatto vedere quasi niente, tranne in qualche occasione. Devo dire anche il quasi. Quasi niente, diciamo che non ha fatto niente, che ha dimostrato quello che è, perché comunque è una grossa squadra, però messa in difficoltà dal Chieti che corre fisicamente a posto e ben messo in campo. Quindi oggi c'era solo da mettere questo pallone in porta, non ci siamo riusciti e sappiamo benissimo i problemi che ci portiamo da tanto tempo dietro. Non siamo riusciti a prendere un giocatore magari centrale, una mezzala di qualità che ci poteva fare questo saldo e farci vincere il campionato un mese prima. Però purtroppo dobbiamo continuare, abbiamo 12 punti a disposizione e sicuramente questa squadra ha dimostrato che può fare 12 punti e può ancora vincere questo campionato. E magari se non lo vince, per sfortuna, perché sapete benissimo e tu eri presente, i punti che abbiamo perso fuori casa, solo per sfortuna. Imola e Prato, i gol all'ultimo secondo sono entrati, il tiro di Grosso.
Noi vogliamo dire che in questo campionato il Chieti è stato sempre raggiunto, non ha mai raggiunto e non ha mai pareggiato all'ultimo secondo, quindi possiamo dire che siamo in debito con la fortuna. Sicuramente in credito con la fortuna. E sicuramente se esiste una cosa giusta, sicuramente dovremo sfruttare quelle possibilità che ci daranno. E sicuramente se abbiamo un pizzico di fortuna, se avremo un pizzico di fortuna, potremmo dire ancora con la nostra per la vittoria del campionato. È importante proseguire su questo piano, il Chieti dimostra di essere vivo, il Chieti la dimostra che vuole fare, che vuole vincere, e sicuramente io sono sicuro che ci giocheremo questo primo posto fino alla fine. 12 punti a disposizione, non so se le altre squadre faranno 10 o 12 punti. Gabriele Morganti sicuramente è molto soddisfatto per gli applausi del pubblico, per la condizione della sua squadra, per il cuore dei suoi ragazzi, ma questi 3 punti anche all'ultimo momento, oggi Grosso ha avuto l'occasione, non arrivano mai. No, non è vero che non arrivano mai, è che, senti, quando una squadra come la nostra non fa far nulla a Rimini e gioca con quell'intensità e quell'applicazione e sa stare in campo in quel modo, devo dire che forse veder giocare così non è facile in nessuna categoria, per 90 minuti contro una squadra come Rimini che se gli lasciavi anche un minimo spazio con Neri e compagnia ti potevano anche fregare. Io sono orgoglioso e anche mi hanno emozionato oggi, quindi sono veramente contento che sto allenando una squadra come questa. Stava per entrare Padolecchia, è stato espulso Battisti, mancava Aquino, 3 temi importanti a cui devi dare 3 risposte. Ma no, stava entrando Padolecchia perché avrei messo Fabio dietro le 2 punte e avrei tolto uno tra Zaccagnini o Gambadori, però al momento dell'espulsione poi ho preferito rimanere in quel modo lì. Perché espulso Battisti? Secondo me è stato un po' ingenuo, perché l'arbitro avrebbe espulso il loro giocatore, lui forse per fare ancora più notare che era da espellere è stato un po' ingenuo, anche se non ha fatto nulla, però... E se senti dalla mancanza di Aquino non mi dire di no, perché così San Marino senza Aquino, senza Bolla, senza Battisti. Ma guarda che questa è una squadra che ha un'anima, e quando tu hai una squadra che ha un'anima può sopperire a tutte le manchevolezze, quindi lo ripeto, mi hanno emozionato e sono veramente orgoglioso di allenare questi ragazzi. Mi permetti un complimento al professor Cornacchia, quei ragazzi correvano fino all'ultimo secondo, non hanno smesso un secondo su questo campo. Ma sì, ma qui si lavora tutti in similitudine con la mentalità di un unico obiettivo positivo, quindi è giusto dare i meriti a tutti, perché è una squadra che soprattutto dopo Lanciano ha fatto vedere che oggi doveva essere prima da sola. Allora giustamente mister Maselli diceva poco fa, festeggeremo il Natale domani con questo freddo, con questa neve, e se fosse stata a Chieti Alta non avreste giocato oggi, ci sono 4-5 centimetri. Appunto, la vecchia Civitella se la ricorda? Sì, io me la ricordo, però il discorso è che tutto si pensava meno che trovare un clima del genere, ma questo non è che abbia influito sulla partita, ha influito su noi fuori dalla partita che abbiamo patito del freddo. Però la partita è stata quella che un pochino ci si aspettava, ecco, una partita combattuta, per di più il terreno e tutto hanno fatto in maniera tale che delle giocate vere e proprie non se ne sono viste, è stata più una partita di forza, di corsa, ecco. In effetti i due portieri non hanno mai parato, non hanno mai avuto grossi interventi, difficoltà in tal senso. No, è vero, le difese tra l'altro hanno giocato tutte e due un'ottima gara, quindi era difficile per gli attaccanti, l'attaccante probabilmente ha bisogno anche dei terreni in una certa maniera per tentare una giocata. Perché...